Ed eccoci a un altro appuntamento che riguarda un musicista che, oltre a essere, insomma, da sempre molto amico di Radio Popolare, abbiamo sempre avuto il piacere di raccontarvi, o meglio lui si è raccontato, perché i suoi progetti sono sempre dei progetti importanti, articolati, carichi di aspettative da parte ovviamente del pubblico che lo segue da molti anni, e soprattutto di una articolazione nella costruzione dei progetti che va al di là delle semplici esibizioni. Parliamo di Sandro Cerino, e quindi qualcuno di voi qui già sa di chi stiamo parlando. Lo sentiamo in diretta fra un secondo, perché questa volta lo vediamo affiancato in un progetto, collaborare in un progetto con La Verdi, altra istituzione in realtà che con Radio Popolare ha da tanto tempo dei rapporti, e sappiamo che è reduce da un'importante registrazione sempre con La Verdi, e allora facciamocelo raccontare da lui. Buongiorno Sandro, ciao. Ciao carissima Ira, come stai? Bene, grazie. Allora, la registrazione e poi insomma il progetto. Io stavo giusto articolando, vedi? Queste sono articolazioni sul flauto, come dici, visto che parli di progetti articolati. Sì. Allora, ho avuto l'opportunità di questo progetto, diciamo, che ha nel suo genere è molto raro. Perché? Perché c'è stato un budget, considerato che si tratta di un cortometraggio, sufficiente per permettermi di chiedere all'Orchestra Verdi di intervenire in questa colonna sonora. E quindi ti racconto brevemente di che cosa si tratta. Questa montatrice italiana molto brava, Grazia Vitelli, con cui avevo già lavorato, mi scrive un giorno: guardi maestro, ci sarebbe questo cortometraggio di questo giovane regista Michael Degani, le mando il video. Mi manda questo video, io lo guardo e poi la richiamo, dico: Grazia, scusa, ma chi è questo? Ma da dove viene? Ma come? A un certo punto lei era in imbarazzo e mi dice: no, ma guardi, ma io che ancora non abbiamo fatto la color correction, diciamo, poi il montaggio non è definito. Io dico: ma no, perché è bellissimo, lo voglio fare, diciamo, sì, con tutto me stesso. E quindi praticamente così è nata la cosa. Sono entrato in contatto con il regista, ne abbiamo parlato, e lui desiderava tantissimo una colonna sonora. I suoi riferimenti sono John Williams, Hayashi, e quindi diciamo questo tipo di colonne sonore. Io ero reduce poi da Secondo Me Napoli, il mio evento con l'Orchestra Verdi, per cui abbiamo realizzato questa registrazione, questa colonna sonora di questo cortometraggio, scritto da Alessia Rotondo, che è appunto una sceneggiatrice, che si intitola Who is Gerry Adams? Ed è una specie di piccola favola contemporanea che parla di un bambino che va a Hollywood nella ricerca della stella di Michael Jackson, e si imbatterà in un personaggio misterioso che si svelerà poi alla fine. Tutto qui. Bene, allora, come vedete, appunto, vedi che ogni volta ci sorprendi, caro Sandro, e che quindi le mie parole, insomma, non sono vane, quelle che riguardano il tuo amore per le nuove esperienze. Quindi anche in questo caso, insomma, tra l'altro poi l'incontro con La Verdi è un incontro felice, mi sembra di capire, insomma, e speriamo che anche in futuro poi nascano altre cose, insomma, sei una presenza costante nelle grandi istituzioni milanesi. Sì, guarda Ira, io, sai, insomma, ho lavorato in tante situazioni belle, bellissime, meravigliose, meno belle, ho avuto a che fare, diciamo, con vari personaggi. E diciamo, quando trovi delle persone con cui, infatti lo dico sempre, quando comincio a vedere in alcuni progetti che ci sono delle tensioni, dico: signori, io sono in grado di lavorare in clima di amicizia o in clima di tensione, decidete voi come volete farlo. No, questo per dirti che mi sono trovato nella mia vita in entrambi i climi. Sai cosa? È che alla Verdi si respira proprio, diciamo, un clima veramente di oltre che di grandissima professionalità, ma un clima, diciamo, di collaborazione su tutto. Ecco perché, diciamo, questo sodalizio che è andato prima con i concerti, adesso poi con la registrazione, e c'è anche un altro progetto di cui credo adesso parleremo, diciamo, si è un po' consolidato, diciamo, questa collaborazione. Bene, allora, questo ovviamente è una parte di quello che vi vogliamo dire quest'oggi, no? Ma noi abbiamo anche delle date da segnalare per degli appuntamenti e delle scadenze, no? Sì,
Sì, benissimo. Allora, te lo dico direttamente? Sì, diciamolo, annunciamolo, noi poi lo ricorderemo. Annunciamolo, benissimo. Allora, da 10 anni, cioè nel 2008, fu creato per volontà di Elisabetta Broggi, che è la direttrice di questa scuola da cui provengono i ragazzi per l'orchestra giovanile della Verdi, perché la Verdi non ha una propria scuola, si crea la Orchestra Sinfonica Giovanile Junior, quindi la OSI. Quindi nel 2008 nasce questa orchestra e nasce, diciamo, con questi musicisti che venivano un po' chiaramente da corsi di musica classica, però diciamo nasce con il jazz, ma poi dopo, anche sotto chiaramente la guida di Carola Gai, che è la responsabile dell'education nella Verdi, diciamo l'orchestra è cresciuta e si è specializzata nel repertorio classico, questo grazie anche a questa bravissima direttrice che è Pilar Bravo, che li ha seguiti per questi anni. Però nel 10° anniversario Elisabetta ha pensato di fare qualche cosa di particolare, questo anche perché per la prima volta è stata annunciata un'intera stagione, quindi non i singoli concerti dell'orchestra giovanile, che poi diciamo si integra con l'orchestra baby. La baby orchestra va dagli 8 ai 12 anni, da junior invece dai 13 fino a, diciamo, 18-19, ma c'è anche un ragazzo che ne ha 20. E quindi praticamente ha pensato di fare qualcosa di particolare, per cui per Natale, il 22 dicembre, ci sarà un grande concerto di Natale dove gentilmente Pilar mi ha offerto, diciamo, di interessarmi di questa cosa, dato che si trattava di jazz, e quindi praticamente suoneremo tutte le canzoni più classiche del Natale, come Santa Claus is Coming in Town, piuttosto che Christmas Song, sì, ma anche Tu scendi dalle stelle, però riarrangiate e riscritte. Tu sai che quando io metto le mani su qualcosa poi dopo un po' si vede, diciamo, per questo grosso festeggiamento dei 10 anni dell'orchestra giovanile, diciamo delle due orchestre, sia della OSI che della Bibi, che saranno unite insieme. Stiamo parlando di, diciamo, un organico che andrà fra i 60 e gli 80 elementi. In più, le audizioni, posso dirlo, lo dico ufficialmente, che saranno l'11 settembre per i fiati e gli archi e il 25 settembre invece per gli archi e per le percussioni, dalle 17 alle 19, chiunque volesse entrare non solo nel mio progetto del 22 dicembre, ma in generale nell'orchestra giovanile, che poi dopo tornerà a Pilar naturalmente, può presentarsi alla Verdi per farsi ascoltare, o diciamo come aspirante all'orchestra, oppure semplicemente per il mio progetto del 22 dicembre. Naturalmente, se ci sono anche altre, per esempio so che si presenterà una cantante, una Lea di Daniela Panetta, diciamo se ci sono anche altri strumenti, sono benvenuti, perché noi saremo lì e saremo ad ascoltarli. Bene, allora i riferimenti li vuoi dare ora? Sì, ti do i riferimenti anche perché volevo parlarti di un'altra cosa che si associa a questo. Va bene, allora prima parliamo, certo, parliamo anche di quest'altra parte, diciamo così, e poi dopo diamo tutti i riferimenti per chi è ancora in tempo, insomma, a partecipare a questa audizione. Sì, sì, ok. No, lo faccio solo perché, siccome tu hai detto che i miei progetti sono articolati. Ma certo, sì, sì, no. Abbiamo ancora, guarda, degli abbondanti 5 minuti, quindi voglio dire che in radio sono tantissimi. Infatti, per cui prego. Faccio tempo anche a suonarti un pezzo da 30 secondi. Allora, dunque, nel 2014, per volontà del pianista classico, mio amico fraterno Alessandro Marangoni, e del regista Stefano Sgarella, nasce l'associazione Forte Fortissimo, ma molto prima, per volere di Claudio Abbado, nasce il manifesto per la musica contro il lavoro minorile. Ora, diciamo, il lavoro minorile, in generale l'ILO, che è un'associazione, che è un'agenzia delle Nazioni Unite che si interessa proprio del lavoro in generale, no? International Labour Organization, è collegata
a questo manifesto creato da Claudia Ballo, che poi c'è anche lo sport contro il lavoro minorile, ci sono anche altre cose, però in particolare quello che ci riguarda più da vicino è questo manifesto creato da Claudia Ballo, in cui abbiamo subito poi avuto grossi nomi come Daniel Barenboim, che subito è diventato uno dei testimonial, come Aldo Ceccato in Italia, come il mio carissimo amico e collega Paolo Freso per il Jazz, e ora ci sono anch'io. E quindi che cosa vuole fare questa associazione Forte Fortissimo? Si preoccupa, con dei finanziamenti che sono proprio, diciamo, stanziati per questo scopo, di documentare un evento in maniera tale che, sono le parole del regista, di Stefano, se un concerto può arrivare alle 1.000-1.500 persone che un auditorium può contenere, però la ripresa di un evento attraverso anche il loro canale web, appunto, di Forte Fortissimo, ma anche il DVD e anche, diciamo, la messa in onda su YouTube, fa sì che quell'evento naturalmente possa avere molta più visibilità e possa lavorare diciamo, per il fine che ci siamo preposti. Tu sai naturalmente meglio di me che cosa atroce è pensare di far lavorare dei bambini anziché far vivere loro quella che è l'infanzia, quella che è la parte più bella, che poi dopo ci resterà. Perché io sai che una cosa che dico sempre, io non sono tanto d'accordo con quel passo della Bibbia che dice: un tempo ero bambino e facevo le cose da bambino, ora che sono cresciuto faccio le cose da grandi. Io non sono d'accordo, perché io faccio ancora le cose da bambino. Non farmi parlare bambino, perché alcune delle cose che so che tu hai fatto oppure ho visto che hai fatto non sono raccontabili. Ti dico solo una parola: Batman. E tu sai di cosa sto parlando. Non era Batman, era Superman, da Fantastico Superman. Scusa, allora sì, scusa, bisogna giustamente le leggende vanno raccontate con i giusti dettagli. E infatti, allora Superman. Mi sono lanciato solo dal primo piano del balcone, non solo per fare un video, ma non è che... Vabbè, comunque... Cioè, non so se capite, insomma, un celebre polistrumentista, compositore, insomma, e tante altre didatta, quant'altro, che si butta vestito da Superman dal primo piano. Ecco, così l'abbiamo detto. Era un video celebrativo. Ma come un video celebrativo? Ti potevi ammazzare. Ecco, per cui, vabbè, insomma, questa è una trasmissione culturale, torniamo seri. Allora. No, ma per dire che, cioè, è proprio quella passione che abbiamo da bambino, no? Sì. Che poi dopo ci rimane. Infatti io te lo dico spesso, dico, quando mi trovo con un organico che magari vedo non è proprio entusiastico, ricordiamoci che cos'è che ci ha fatto arrivare verso la musica, ma verso l'arte in generale, verso la danza, verso quel film dove abbiamo visto quello suonare, oppure la prima volte abbiamo visto la forma di uno strumento. Ecco, ricordiamoci quella grande emozione che abbiamo avuto la prima volta o che abbiamo ascoltato un brano, e riportiamola ogni volta che noi suoniamo. Quindi diciamo, ecco che come importante. Se invece da bambino quello che dobbiamo ricordare è che ci hanno costretti a lavorare, ma poi ci sono delle cose, mi raccontava proprio Stefano, c'è una sostanza il cui nome non ricordo, che si usa in tutti i cellulari, in tutti gli apparecchi per raffreddarli, e va toccata praticamente in un certo modo, per cui utilizzano i bambini che hanno le dita piccole per fare questi tipi di lavori. Chiaramente poi dopo si rovina, cioè, è una cosa proprio atroce, capisci? Allora, cosa di più bello, pensare allo sport, pensare alla musica, pensare all'arte per far sì che i bambini possano esprimere la loro passione. E quindi diciamo, noi lavoriamo proprio per questo. Quindi Forte Fortissimo riprenderà non solo il concerto del 22 dicembre, ma anche tutta la preparazione, e quindi questi ragazzi, diciamo, saranno loro naturalmente i protagonisti che racconteranno questa emozione, ma anche che cosa ha significato per loro che da 10 anni sono nella OSI, hanno suonato il classico, passare invece al jazz. Bene, allora Alessandro, adesso dobbiamo chiudere, dobbiamo dare i riferimenti di cui parlavamo prima, perché incombe il notiziario delle 13:30, quindi diciamolo per l'audizione, allora, di cui parlavamo. Ripetiamo, sono ammessi tutti gli strumenti, in particolare l'11 settembre saranno ascoltati gli archi, perché c'è Luca Santaniello che è uno dei tutor. E quindi dove si devono rivolgere? Abbiamo 30 secondi. Devono rivolgersi alla Verdi, andando direttamente sul alla sito Verdi, della Verdi, e chiedendo di entrare dalle 17 alle 19, sia l'11 settembre che il 25 settembre. Ecco, qualunque strumento, sul sito... in particolare, ripeto, e sul sito, comunque sul sito www.laverdi.org basta andare dove c'è scritto audizioni
e tra le varie audizioni trovano anche questo. Sì, esatto. Grazie Sandro, a risentirci. Grazie, presto. A ciao, a presto. Ciao. E allora Sandro Cerino, che insomma ci ha raccontato un po' di sé, come fa sempre con generosità, ci accompagna alla fine della prima parte di Caltestate di oggi. Ora le notizie e poi torniamo subito dopo per la seconda parte.